Warcraft Legend è il gioco di bim bim Montaggio si uccide. Ragazzi Mauro! Warcraft Legends è l'esempio perfetto che vi fa capire che la community di Steam è composta da gente priva di cervello. Partiamo da un piccolo presupposto: questo gioco non sfrutta le regole originali di Dungeons & Dragons, sfrutta una parte del regolamento personalizzato della quinta edizione di Dungeons & Dragons. Molte cose, diciamo, sono state rifatte e reimmaginate seguendo uno stile di gameplay totalmente unico. Il ragionamento della gente qual è? Non è la trasposizione perfetta di D&D. Le regole non sono quelle, grazie al cazzo che non sono quelle, è una cosa originale basata in parte su quelle regole. Quanti prodotti al mondo ci sono che portano la sigla D&D e però poi fanno affidamento su un regolamento totalmente personalizzato? Dungeons & Dragons Heroes sulla prima Xbox, Dungeons & Dragons Dragon Shard che era un RTS del 2005, Neverwinter l'MMO, tanti validi prodotti legati alla scritta, al marchio Dungeons & Dragons che non c'entravano nulla col regolamento originale. Però no, Sword Coast Legends doveva far scalpore e tutti dovevano rompere i coglioni perché Sword Coast Legends. Che qua funziona non qua... è D&D. Allora giochi a D&D se volevi D&D. Sì, io dico, qua funziona tutto a mode. Allora, se un gruppo di deficienti dice che una cosa è merda, tutti gli altri devono dire è merda. Anche c'è gente che ha dato valutazione negativa e ci ha giocato 10 minuti. 10 minuti ci ha giocato. Sword Coast Legends appunto è un GDR. Un GDR che richiama un po' ai classici, Baldur's Gate e anche un po' Neverwinter Nights per il... la personalizzazione e la creazione di avventure. Io lo sto trovando molto molto piacevole come titolo. I combattimenti sono molto più dinamici di quelli di Pillars of Eternity. Adesso tutti hai detto un'eresia! La storia della campagna principale per ora è piacevole, certo non è nulla di fenomenale, però io la trovo molto più piacevole di quella di Pillars of Eternity perché non si prende sul serio. Questo è un mio gusto personale. La trama di Pillars of Eternity, come avevamo già detto, mi spara 12.000 nomi, end, flood, tutta lore su lore su lore. Qua è la classica avventura ambientata nei Forgotten Realms. Insomma ragazzi, secondo me il punto di forza di questo gioco non sta nella campagna principale, un po' come avveniva per Neverwinter Nights, ma il vero potenziale di questo gioco uscirà pian piano con il passare degli anni grazie alla community, che naturalmente modderà il gioco, aggiungerà regole, stravolgerà le classi, creerà mondi persistenti. Perché sono il piccolo principe. Ma che c'entra? No, il vero problema, a parte amare Kojima, perché vabbè. No, ma Kojima è un po'. Cioè, che è? Non è niente. All'inizio poteva essere quasi genio, poi la gente idolatra sempre Kojima. Le puttanate che scrive lui sono cose che ha sentito da qualcun altro, che lui magari prima diceva che non erano vere. Tipo, va da Galileo e gli dice: eppur si muove, l'ho detto io! E poi Galileo dalla tomba si sveglia e gli ficca un cannocchiale nel culo. Le funzionalità, le caratteristiche del gameplay di questo titolo si vede che sono ancora un po' acerbe. I programmatori infatti si stanno già applicando per rilasciare aggiornamenti. Al momento hanno rilasciato due community expansion pack e dentro quest'anno verrà rilasciata la prima vera espansione di questo titolo, Rage of Demons. Comunque ragazzi, io sono molto ottimista per questo titolo perché, come ho detto, il gameplay mi diverte moltissimo. Fidatevi, bisogna solo... date il gioco in mano ai modder, ai veri modder, vedrete che gioco uscirà fuori. Quindi ragazzi, consigliato, magari prendetelo quando è scontato a 19 euro. Niente, consigliato! La gallina vecchia fa buon brodo. Dai no! Sotto le cuffie, guarda le cuffie, io solo sto sotto le cuffie. Dai no! Caro amico mio, non comprare Fallout perché finisci come Fabio a lavorare sotto i ponti per un gioco che fa pietà. Pietà!